Ciao a tutti amici di Avore Magazine, in questo video vi presentiamo un fantastico prodotto della Sonos. Stiamo parlando del Play 5, un diffusore della famiglia dei diffusori, gli altri sono il Play 3 e il Play 1, che ci permetteranno di ascoltare la musica direttamente tramite wireless e controllare questi dispositivi tramite dispositivi mobili quali Apple e Android, quindi smartphone e tablet, PC e Mac. Vi dico perché è fantastica sia come applicazione all'interno delle nostre abitazioni, ma anche per palestre o uffici, perché ogni diffusore può riprodurre all'interno dello stesso ambiente differenti generi musicali, e tutti naturalmente gestibili tramite dispositivi mobili o naturalmente i PC. Andremo a vedere naturalmente tutto in dettaglio. Ottimo il sound, quello che vedete è un Play 5, quindi il più grande, e questo che vedete a sinistra è il bridge che verrà utilizzato per connetterci in wireless direttamente ai differenti diffusori. Infatti sono gestibili sia tramite wifi che tramite ethernet. Tutti i dispositivi Play hanno a disposizione anche delle porte ethernet per collegare naturalmente direttamente via. Nella parte retrostante del Play 5 troviamo naturalmente l'ingresso per quanto riguarda le cuffie, quindi jack da 3,5, l'ingresso stereo sempre un jack da 3,5, due porte di Ethernet RJ45-1100 per il network e naturalmente il cavo di alimentazione. Nella parte superiore di tutti i Play di Sonos troviamo dei comandi molto semplici, e quelli per alzare e abbassare il volume manualmente oppure per metterlo in muto. La connessione sarà semplicissima a qualsiasi tipo di dispositivo mobile e anche l'applicazione per Windows. Infatti basterà effettuare una combinazione di tasti più e il mute e verrà inviato un segnale sul network, che naturalmente verrà intercettato dall'applicazione. Parliamo del bridge. Sulla parte superiore del bridge abbiamo il tasto di connessione per la sincronizzazione con i vari dispositivi, quindi i vari Play. Nella parte posteriore invece abbiamo due porte Ethernet RJ45-1100 e l'ingresso per l'alimentazione. Bene, andiamo a effettuare una prova audio, quindi sentiamo anche il sound, davvero ragazzi ottimale. Sono dei diffusori fatti veramente con una qualità davvero eccezionale. Quello che potremmo fare durante il play di una canzone, naturalmente andare sul nostro smartphone Android e cambiare naturalmente la musica e viceversa. Se vedete bene il video, naturalmente se abbasso l'audio si abbasserà anche sul mio iPad, lo stesso sul PC, Windows e Android. Altra cosa che potremmo fare molto importante è scegliere anche di riprodurre una radio. Per fare questo naturalmente dovremo andare su radio, scegliere la localizzazione, quindi andare Europa, Italia, dobbiamo scorrere, andiamo su Italia, vedete è diviso anche per regione, è un'applicazione che è davvero il massimo. Quindi andiamo su Lazio, potremmo cercare la nostra radio preferita, nel nostro caso siamo a Roma, RDS, e potremo riprodurre direttamente RDS. Quindi mentre stiamo ascoltando una musica, ad esempio in soggiorno, nell'altra stanza potremo sentire qualcosa della nostra playlist e comandarla sempre da tutti i dispositivi mobili. Come vedete è un sistema davvero davvero ottimale, il prodotto è di qualità e l'applicazione ragazzi è davvero davvero eccezionale. Un ottimo prodotto della Sonos che vi invitiamo ad acquistare sul loro sito, perché hanno direttamente lo store e trovate anche gli altri modelli che sono davvero fantastici, magari sono meno ingombranti di questo che vedete, che è il sistema attualmente più grande. E naturalmente non mancheremo di mostrarvi anche gli altri prodotti della Sonos, che ribadiamo sono davvero fantastici. Per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti!